Vai. Ok, buongiorno a tutti, io sono Marina Spertino e sono la figlia di Mauro Spertino e la nipote di Luigi Spertino. E la nostra azienda nacque alla fine del XIX secolo, quando mio trisnonno Luigi Spertino iniziò questa strada. Successivamente l'azienda passò nelle mani di mio bisnonno Andrea e Andrea lavorò in maniera molto ardua in quegli anni perché c'era la Seconda Guerra Mondiale e quindi era già difficile di per sé sopravvivere. Ma in particolare per un contadino come Andrea era complicato reperire il solfato di rame, che era indispensabile per combattere la peronospora. Però perché era difficile? Perché in quegli anni veniva usato dall'industria bellica. Così Andrea ebbe l'intuizione di vendere il proprio vino alle persone che potessero reperirglielo. E poi lui lo faceva con mestoli vecchi, posate, cucchiai e con l'acido solforico. E parlando più recentemente, in particolare il 1 luglio del 2012, Giancarlo Gariglio, direttore di Slow Wine, scrisse un articolo per mio nonno Luigi, che l'inizio di questo articolo diceva: Luigi Spertino, 84 anni. Quando era piccolo, lui non voleva studiare perché aveva un'altra vocazione, che era quella di essere un contadino legato alla propria terra. E aveva ragione, perché fu davvero così. Mio nonno Luigi, prima di iniziare questa strada di produrre vino e di essere un contadino, lui viveva a Torino e aveva due ristoranti. E quel lavoro per lui fu molto importante perché iniziò a sviluppare un concetto riguardante ciò che i suoi clienti mangiavano, no? Quindi il cibo inteso come materia prima che derivasse da produzioni innanzitutto locali, e quindi lui si forniva principalmente da botteghe del territorio e quindi da realtà contadine. E quindi cercava di dare ai suoi clienti un prodotto che fosse un prodotto, una materia prima pulita anche, quindi che non avesse nessun tipo di pesticida, prodotto chimico all'interno, e quindi per lui quel lavoro fu molto importante da questo punto di vista. Poi mio nonno nella sua vita ha incontrato tantissime persone e da ognuno di essi ha saputo prendere un qualcosa per arricchire poi se stesso. Però mio nonno aveva un grande sogno, che era quello di essere un contadino e di produrre proprio vino. E con il passare del tempo, con le esperienze vissute, ci riuscì e iniziò a imbottigliare vino. Questo per noi fu un grande cambiamento perché suo padre, Andrea, all'inizio vendeva vino sfuso e quindi da vino sfuso si passò all'imbottigliamento e poi alla successiva etichettatura, e quindi fu un grande passo. Nel 2003 mio papà Mauro iniziò a lavorare accanto a suo padre e oggi l'azienda è portata avanti da mio papà Mauro e da mio fratello Andrea. Quella che noi portiamo avanti non è una semplice azienda, ma è una filosofia che si basa sul rispetto totale del nostro territorio, di come lavoriamo, quindi a partire dalla vigna, cerchiamo di essere meno impattanti possibili sul suolo. Questo cosa significa? Molto semplicemente che noi tutte le operazioni le facciamo manualmente. In mezzo ai filari, per esempio, si passa semplicemente a piedi, l'erba viene tagliata con un decespugliatore in spalla e quindi non c'è alcun impatto di una possibile ruota di un trattore che ha un impatto pesante sul suolo.
sia da un punto di vista che ucciderebbe magari dei microrganismi importanti nello strato superficiale, primo strato superficiale del suolo, secondo problema, un grande inquinamento. E quindi questo così. E voglio ancora dire un'altra cosa molto importante. Per esempio, faccio un esempio, quando io prendo parte a degustazioni, io sento che mio papà introduce il vino non solo da un punto di vista sensoriale, ma lui racconta tutta la sua filosofia di quel vino, perché il vino è qualcosa di vivo che ha una storia dietro e questa storia è raccontata da noi contadini e da tutto quello che facciamo partendo dalla vigna. E un'ultima cosa importante da ricordare è che noi ogni giorno pensiamo quando lavoriamo in vigna, in cantina, è che noi siamo qui su questa terra come ospiti e questo vuol dire che dobbiamo preservarla per le generazioni future avendo rispetto. Perché? Perché chi verrà dopo di noi deve trovare un territorio il meno degradato e distrutto il meno possibile. Dico questo perché purtroppo ancora al giorno d'oggi ogni giorno si sente qualcosa di negativo che è stato fatto sull'ambiente, deforestazioni e quant'altro. Quindi è importante veramente avere un grande rispetto sia per le generazioni future e sia anche per ottenere un prodotto finale che sia pronto per essere consumato e sia il più pulito possibile in armonia con tutto l'ecosistema. Grazie. Perfetto, grazie Marina per questo racconto. Vedo che padre e nonno ti hanno insegnato già molte cose, stai prendendo in fretta. Ti chiederei magari ancora giustamente per inquadrare meglio dove siete, dove sono le vostre vigne. Allora, noi siamo di Monbercelli, che è un piccolo paesino in provincia di Asti. Tutte le nostre vigne sono qui a Monbercelli e noi abbiamo più o meno 12-13 ettari di vigneto. E i vigneti sono di vario tipo, noi produciamo Barbera, facciamo due tipi di Barbera, abbiamo il Grignolino e anche qui abbiamo due tipi di Grignolino, abbiamo un Pinot Nero, abbiamo il Cortese, abbiamo un Vermouth e l'ultimo uscito qua in Casa Spertino è l'Americano. Infatti tuo padre Mauro ha anche un passato, no? Lavorando per un'altra azienda e quindi si è portato dietro anche Lui ha questa lavorato sia a passione. Canelli, alla Ramazzotti di Canelli e lì ha maturato in sé questa grande passione verso la liquoristica. Difatti lui ha iniziato facendo un vermouth Belle Époque e poi successivamente ha avuto ancora quest'idea di fare questo americano. Questo americano è fatto con base grignolino. È fatto con base grignolino perché l'ha voluto fare con base grignolino? Perché per onorare suo padre, che il primo vino che mio nonno ha imbottigliato è stato proprio il grignolino. E quindi, infatti, sull'etichetta di questo americano c'è scritto l'aperitivo di Luigi Spertino, proprio dedicato a suo padre. Infatti è un aperitivo molto buono, l'abbiamo provato. Sì. Parliamo magari un attimo ancora di quello che fate in cantina, no? Allora, in cantina qua abbiamo una realtà molto tradizionale, piemontese. Noi tutte le tecniche che utilizziamo sono tecniche semplici che noi abbiamo ereditato dai nostri nonni e continuiamo a seguire quello che loro ci hanno insegnato. Quindi a partire dalla vinificazione, a partire dalla vendemmia, una vendemmia in vigna che viene fatta manualmente con delle ceste. Noi vendemmiamo il periodo di vendemmia da fine agosto, poi
fino a settembre e si vendemmia appunto manualmente, raccogliamo l'uva tagliandola con un paio di forbici, l'appoggiamo e per tutti i vini noi facciamo così. E per quanto riguarda la vinificazione, un metodo tradizionale dipende, per esempio per una barbera ci sarà una vinificazione in rosso, mentre per altri vini la facciamo in bianco. E utilizziamo poi delle botti o barrique nel caso di vini che subiscono un invecchiamento come la barbera. E per la barbera normale, per la barbera superiore c'è un ulteriore passaggio che è la posa sulle stagere per un periodo di circa 30, per un mesetto all'incirca. E quindi è così. Perfetto, infatti avete una parte della gamma estremamente classica come il grignolino, sì, la barbera tradizionale, esatto. Poi tuo padre ha introdotto alcuni vini molto particolari come la mandorla. Un po' più particolari, in particolare la mandorla, che è questa barbera superiore che ha il passaggio sulle stagere, quindi si lascia lì, si lascia appassire per un periodo di circa un mesetto. Un altro vino particolare è che è il grignolino in anfora, dove la vinificazione viene fatta in anfora, ci sono alcuni travasi, però non va nella botte classica, ma utilizziamo l'anfora, un'anfora di terracotta, sì, ecco. E poi da diversi anni ormai, infatti, il vino ha guadagnato in finezza negli anni, producete anche un cortese comunque vinificato un po' in rosso praticamente. Un po' in rosso, esatto. Il cortese è cortese Villette, perché anche questo è un vino molto particolare che noi produciamo perché si chiama Villette? Perché nelle nostre vigne sono piene di conchiglie, sottoterra ci sono tantissime conchiglie perché una volta qua c'era il mare e quindi è un vino molto sapido, particolare, molto particolare, il colore è giallo oro, come dicevi tu, quasi rossastro a volte, no? Sì, è così. Perfetto, e poi si è aggiunto di recente anche un ottimo metodo classico, quindi la gamma si sta... Metodo classico è spumante, però noi otteniamo questo vino da uve nere, quindi da pino nero, dal nostro pino nero otteniamo poi il nostro spumante, metodo classico, però come le uve che utilizziamo di base sono quelle del pino nero, e quindi un'uva scura. Perfetto, allora hai già parlato di tuo padre, tuo nonno e adesso c'è anche tuo fratello maggiore Andrea che lavora adesso da... C'è mio fratello Andrea perché lui ha finito gli studi in quinta superiore e ha voluto subito così buttarsi in questa realtà della nostra azienda e lui adesso sta imparando da mio papà tutte le varie operazioni che si possono svolgere in cantina, in vigna. Sta imparando piano piano per poi sempre prendere maggior parte, no, dell'azienda, della vita, anche magari in un futuro e ci sarà lui. E io attualmente non so ancora quello che farò un giorno, devo ancora studiare, però si vedrà. Bene, infatti sei molto giovane, sì. Andrei ancora a fare un percorso a Pollenzo all'Università di Scienze Gastronomiche. Un percorso ancora di 3 anni e quindi chissà, vedremo poi alla fine. Benissimo, intanto stai già dando una mano dove è necessario. Io sì, ovviamente, come da sempre, fin da piccola, io qua aiuto, accolgo i clienti, specialmente quando arrivano clienti stranieri io parlo in inglese, perché qua sono io che sono inglese, quindi li accolgo, faccio fare i tour in vigna, soprattutto specialmente adesso in estate, la bella stagione. I clienti che vogliono visitare le vigne possono visitarle e soprattutto sono qua vicino a noi,
sono qua da dove abbiamo l'azienda, le linee sono veramente pochissimo, pochi minuti e si può arrivare a vedere, appunto, visitare le vigne, poi ci sono le degustazioni e quindi io prendo parte a tutte queste varie cose che si svolgono qua in azienda. Perfetto, quindi ognuno fa la sua parte, svolge il suo ruolo, un'impresa di famiglia, certo, a tutti i sensi, no? Sì. Marina, io ti ringrazio per la chiacchierata, però magari vuoi aggiungere ancora qualcosa che ci siamo dimenticati di menzionare prima? Pensavo io, niente, altro da dire, io non avrei altro da aggiungere, se... Infatti sei stato esauriente sin dall'inizio, allora grazie ancora di nuovo, ci grazie vedremo a voi, grazie mille a voi. Pollenzo. Speriamo veramente di vederci, sono molto contenta, veramente tanto. Grazie mille. E saluti a tutta la famiglia. Saluti a tutti voi, grazie ancora. Buona giornata.